Gli extravergini e i mutamenti climatici, cosa succede agli oli di qualità? Non abbiamo qui in presenza Mauro Meloni, che è direttore di Cecca Italia, e nemmeno Massimo Chinegro, che invece ci sarà domani, ma sono collegati Massimo Chinegro, economista ed esperto di marketing. Ecco Mauro Meloni, non so se Mauro Meloni ha ascoltato quanto finora si è detto sul palco. Ecco anche Massimo Chinegro, benvenuti. Grazie. Allora, Mauro Meloni, avete ascoltato quanto si è detto riguardo agli steroli? Dunque, parlo io? Sì, prego. Sì, ho sentito una parte, ma penso che mi sia stata sufficiente per capire in realtà di cosa stavate parlando, che poi è un argomento che abbiamo trattato in diverse occasioni, anche grazie anche alla Società per gli Studi delle Sostanze Grasse a Roma, e ci sono stati, come hanno già detto gli ospiti che mi hanno preceduto, delle azioni molto positive da parte del Ministero, che si è subito attivato, no, per cercare di sensibilizzare le istituzioni comunitarie, perché questo dobbiamo fare affinché poi sensibilizzino il Consiglio Roicolo. La risposta che abbiamo ricevuto è quello di inviare campioni, quindi disponibilità ce n'è, però insomma c'è da interrogarsi fondamentalmente, perché era emerso anche dalla riunione a Roma, perché dietro una presentazione da parte del professor Servilli era apparso chiaro che insomma ci sono degli studi ormai che sono datati ormai da 10 anni su questa problematica, e che parliamo di steroli, non stiamo parlando di qualità, stiamo parlando di steroli, non stiamo parlando di una classificazione interna che ci siamo inventati noi, stiamo parlando di purezza, cioè di un elemento che deve in qualche modo darci delle garanzie se l'olio proviene dalla pianta dell'olivo o meno. Insomma, la questione è molto semplice, evidenze scientifiche per rivedere il limite ce n'erano a sufficienza. Allora uno si deve chiedere anche per quale motivo pubblicazioni scientifiche fatte su riviste importanti non vengano nemmeno prese in considerazione dal Consiglio Roicolo Internazionale. Io credo che questo sia uno dei piccoli compiti che dovrebbe avere, insomma, cercare anche di monitorare lo stato di avanzamento della ricerca, cosa ci raccontano poi i ricercatori e i professori, e prendere atto che probabilmente molto prima di porre il problema da parte nostra, che il problema esiste, che probabilmente il limite non era più adeguato e che forse andava rivisto. Questo è un po' l'atteggiamento in generale, chiamiamolo anche resilienza se vogliamo da questo punto di vista, che dobbiamo avere di fronte alle problematiche. Cioè l'ambiente cambia, l'olivo si adatta, cioè l'olivo esiste dal 4800 avanti Cristo e quindi continuerà a esistere oltre noi, e quindi si adatta alle situazioni climatiche. Chiaramente lui non risponde alle norme che ci siamo inventati noi umani, cioè come dire, non è che possiamo dirgli no, sai, ti sei sbagliato, gli steroli sono un po' troppo bassi, dovresti aumentarli. Sempre olivo si tratta, produce olio di oliva, produce le olive. Quindi tutto sommato io credo che l'approccio che abbiamo è un po' un approccio, insomma, direi quasi kafkiano, no? Perché noi è come se a un certo punto volessimo siamo diventati talmente innamorati di queste norme che vorremmo, come dire, imporle alla natura, ma la natura fa un po' come vuole. Ecco, c'è da osservare che queste norme impongono alla natura qualcosa, quando invece bisogna per certi versi adeguarci noi alla natura. Quindi se la natura cambia il profilo dell'olio, ovviamente le normative devono essere coerenti con questi cambiamenti. È così? Assolutamente, le normative sono una conseguenza, come sarà una conseguenza anche tutto quello che tutta l'evoluzione che dovrà avere l'olivicoltura da qui ai prossimi anni, che dovrà prendere atto del fatto che alcuni cambiamenti climatici, ora siamo in una finestra molto stretta, ma probabilmente da qui al 2050, al 2070 vedremo dei cambiamenti importanti dal punto di vista anche della fenologia dell'olivo, dovuto al riscaldamento globale, eccetera. È chiaro che noi dobbiamo modificare qualcosa. Ma per poter modificare qualcosa dobbiamo avere le informazioni, quindi dobbiamo avere una ricerca, come dire, ben strutturata, che alimentiamo già da oggi, sapendo che ci deve dare quelle informazioni che probabilmente ci potranno essere utili per adeguarci ai cambiamenti che dovremo affrontare. Abbiamo vissuto l'epoca Covid e non abbiamo imparato nulla, insomma, l'epoca Covid ci ha insegnato che bisogna essere pronti a fronteggiare degli eventi
imprevisti. Ecco, gli eventi imprevisti sono anche quelli che saranno determinati dai cambiamenti climatici, e quindi l'olivo si adatterà. Dovremo utilizzare le varietà per rispondere a questo. Ci saranno le varietà che si adatteranno meglio, dovremo spostare forse l'olivicoltura nelle aree collinari, dovremo adeguare una serie di aspetti anche dal punto di vista della tecnica colturale, oltre che della parte tecnologica, perché è chiaro che questo aumento di temperature sta provocando anche degli impatti dal punto di vista della biosintesi degli acidi grassi piuttosto che di altri elementi, e quindi noi interveniamo attraverso le conoscenze e la tecnica. Quindi io credo che su questo aspetto l'elemento più importante per un paese come il nostro è quello di investire in ricerca, aumentare la capacità di conoscenza che abbiamo di questo, di questa pianta e di queste tecnologie, per essere pronti ad affrontare gli eventi imprevisti. Dopodiché, dalla norma, dalle normative, dagli uomini di legge, vogliamo che in qualche modo abbiano un approccio razionale. Ecco, sulla storia degli steroidi, insomma, mi sembra molto chiaro che, a mio personale avviso, non ci sarebbe nemmeno necessità di inviare tutti questi campioni, se ci sono università, ricercatori che questo lavoro l'hanno già fatto, perché rifarlo di nuovo? O hanno pubblicato qualcosa che a cui non crediamo, ma sono riviste internazionali, sono certificate, quindi dobbiamo prenderla in considerazione, ma 5 anni fa forse, non oggi. Certo. Quindi siamo noi in ritardo, come al solito. Giuste riflessioni. E ora sentiamo Massimo Chinegro, che è esperto di marketing e un economista. Come ci si pone di fronte a queste emergenze? Perché il cambiamento climatico ci porta anche a sperimentare delle novità che sono mancanza di prodotto in certi casi, come quest'anno, un raccolto molto povero, con quantità che non pensavamo. La Spagna che dimezza potentemente queste sue produzioni. Qualcosa di inaspettato, ma anche sul piano, diciamo, della comunicazione, un'azienda come deve muoversi? Che marketing può scaturire da queste problematiche che complicano un prodotto così straordinario come l'olio extravergine di oliva? Massimo Chinegro, prego. Sì, il problema è diciamo, molto sentito. Dobbiamo tenere conto di una cosa, noi stiamo affrontando un discorso di cambiamento climatico che indirettamente ha causato, causerebbe una siccità, e quindi dovuta a questa siccità poi ci sono delle problematiche relative ai prodotti, agli oli prodotti. Sono stati citati gli steroli, ma abbiamo trovato anche del livello di alchilesteri piuttosto alti, e soprattutto poi per altre produzioni, già per l'olio convenzionale si sono avute delle difficoltà, ma anche per il biologico, diciamo, in questa campagna ancora di più è stato difficile, tenendo conto che chi opera nei mercati internazionali è soggetto poi a dei paletti, quindi già ci sono molti paletti, molti parametri che possono essere in alcun modo restrittivi in determinate campagne. Poi in più ci sono altri paletti posti dai paesi di destinazione del prodotto, soprattutto per quanto riguarda i pesticidi, i residui dei pesticidi. Prima Valentina, io ho ascoltato con attenzione parlato di discussione sugli steroli eccetera in ambito chimico, e chiaramente occorre considerare che le problematiche sono molto, molto, molto serie da affrontare. E se si vanno, per esempio, in alcuni paesi c'era il problema del fention, del clorfirifos, e il clorfirifos logicamente diventa una discriminante molto importante, sia anche per cross contamination, per cui non è, anche se non è legale per quanto riguarda l'uso dell'olio, sulla produzione dell'olio e quindi sulla coltivazione delle olive, è ammesso in viticoltura, per cui c'è un problema di cross contamination. Quindi se dobbiamo controllare il livello dei pesticidi e dobbiamo quindi abbassare, non dobbiamo usare, anche perché c'è un maggiore sentire salutistico tendenzialmente nel mondo, e diventa con dei parametri sempre più restrittivi in merito agli oli di oliva, diventa molto difficile riuscire a operare e da comunicare, perché poi tutto questo si trasforma in un aumento incredibile dei prezzi. Ricordo che comunque che in Spagna nella campagna 2012-2013 la Spagna aveva prodotto
618.000 tonnellate di prodotto, quindi che invece in proiezione quella di quest'anno, di questa campagna, sarà intorno ai 680-690.000 tonnellate. Di conseguenza non so onestamente, obiettivamente, se c'è veramente un impatto, no? una causa-effetto del cambiamento climatico su certe produzioni. Non lo so, perché nel 2012-2013 stiamo parlando evidentemente di 10 anni fa, quindi effettivamente si ha concretamente, si vede, lo possiamo vedere anche noi, un cambiamento climatico, ma se si sta procedendo, cioè subito dopo la campagna 2012-2013 la Spagna ha prodotto circa 1.800.000 tonnellate di olio, quindi cioè, bisogna capire un attimino se è stato, sono eventi che purtroppo adesso si stanno verificando più spesso, o effettivamente c'è un cambiamento climatico che quindi sarà sempre peggio. Io onestamente non so dare delle risposte in maniera obiettiva, perché personalmente, per ignoranza in merito, non sono uno studioso di cambiamenti climatici, quindi però io noto dai numeri campagne alternate, cioè ripeto, una campagna del 2012-2013 di 618.000 tonnellate con la successiva di 1.800.000 tonnellate, per poi andare a 800 e poi stabilizzarsi su 1.400.000, 1.700.000 e 1.200.000, 1.400.000, quindi voglio 1.500.000, quindi voglio dire, sono campagne ben abbondanti, no? Quest'anno effettivamente c'è stato un calo produttivo forte, ma è stato più forte nel 2012-2013. Ovviamente bisogna cercare di capire come comunicarlo ai clienti nel mondo, perché comunque ci sono dei paesi in cui la domanda è flessibile, in altri paesi in cui la domanda è rigida, che significa che se i prezzi aumentano in maniera elevata, in alcuni paesi dove la domanda è flessibile c'è un calo dei consumi notevole. Nella sola Italia quest'anno, dati ai RAI, sono calati, sembrerebbe, nell'ultimo mese del 16% i consumi, e stiamo parlando di un mercato nazionale, quindi ovviamente dobbiamo aspettarci anche un calo da parte dei mercati internazionali. Questo è quello che mi sento di dire, quindi bisogna vedere un attimino, ben vengano diciamo anche il K232 da un punto di vista chimico, per esempio era fuori limite per l'attacco della mosca, e bisogna capire gli interventi in questo senso. Secondo me bisogna rivedere un attimino comunque i parametri, per forza, e quindi ben venga questo intervento del COI, con 2 anni di sperimentazione, per verificare appunto lo stato dell'arte in merito ai parametri chimici da superare, da verificare. Benissimo, grazie a Massimo Chinegro, grazie a Mauro Meloni. Io ricordo semplicemente questo: da quanto si è detto precedentemente è emerso che in fondo il COI è in seria difficoltà, perché comunque emana dei documenti che sono contraddittori, e questo pone un problema piuttosto grosso da affrontare, soprattutto quando, come ha sollevato il professor Lanfranco Conte, l'Unione Europea per esempio pesa nulla, nonostante sia la principale, diciamo, finanziatrice del Consiglio Legale Internazionale. Questo squilibrio ovviamente crea anche dei problemi, perché poi l'olio è merce, non è soltanto l'olio in quanto totale, e quando diventa mercato, quando diventa quindi un flusso che deve essere destinato ai vari mercati, le problematiche sono piuttosto serie. Solo con 2 battute, Mauro Meloni, ma riusciremo a svincolarci da questa burocrazia e a risolvere un problema che poi pone delle questioni di natura penale, per cui le aziende sono veramente in seria difficoltà, pur non essendo colpevoli, perché è la natura che cambia i parametri, nel senso che la natura li cambia, ma le istituzioni devono anche adeguarsi piuttosto velocemente, visto che sono passati molti anni da quando è emerso il problema. Proprio 2 battute, perché siamo in chiusura. Beh, sì, io direi che il problema penale, il paradosso è che ce l'abbiamo solo noi, perché poi, voglio dire, anche su questo c'è Europa, nel senso che poi la Spagna si comporta in un modo, l'Italia in un altro, e quindi forse anche questo aspetto va un attimino esaminato, perché comunque c'è una difformità di fondo.
la Spagna fa un po' più i suoi interessi rispetto a noi ed è più brava a farlo. Io facevo un rapido calcolo, forse non c'entra molto con la parte climatica, però noi con il fatto che importiamo 380.000 tonnellate mediamente dalla Spagna, gli lasciamo non poco dal punto di vista della contribuzione alla loro politica olivicola, perché tu sai che loro hanno un prelievo di 6 euro alla tonnellata con cui finanziano ricerca, che per noi è importantissimo, è promozione. Quindi da quello che ci siamo detti fino adesso aumenterà la competitività nel mondo, no? Dell'olio d'oliva, perché ce ne sarà forse di meno e probabilmente saremo più in competizione, tutti vogliono arrivare ai mercati finali. Quindi bisogna sostenere la promozione e sostenere la ricerca. Noi nel frattempo trasferiamo alla Spagna con 6 euro alla tonnellata di quelle tonnellate che compriamo qualcosa come 2.300.000 tonnellate l'anno, 2.300.000 euro l'anno. Con questo loro si finanziano in parte la loro politica promozionale. Non mi sembra una cosa molto intelligente come paese. Forse dobbiamo pensare un po' più anche ai nostri interessi. È vero, è vero. Condivide anche questo pensiero Massimo Chinegro, il fatto che l'Italia forse si autoflagella, nel senso che le istituzioni italiane se pongono questo problema e quindi bloccano alle frontiere gli oli, vuol dire che è un problema anche soltanto italiano, perché gli altri paesi fanno finta di nulla. Mi sembra di capire questo, o è così, o non è così? È assolutamente, questo è un grande problema che ci pone, diciamo, pone dei problemi di concorrenza, diciamo, sleale, tra virgolette, non è proprio il termine esatto, ma credo che sia indicativo. Cioè c'è una disparità, non c'è uniformità, quindi condivido pienamente quanto detto da Meloni, tra i paesi europei e tra l'altro nella specifica dell'olio, tra Italia e Spagna, per cui noi abbiamo 9 organi di controllo, loro non so quanti ne abbiano, ma gli effetti, noi abbiamo un effetto sul penale, loro non ce l'hanno, non c'è armonizzazione neanche dal punto di vista per esempio dei pesticidi. Vi ricordo che l'Unione Europea stabilisce dei limiti, la Spagna in merito mi pare a clorfirio avesse dato dei valori diversi, quindi non c'è pari, ma l'abbiamo visto anche con i vaccini, con il Covid, cioè la Spagna accettava il vaccino cinese e l'Europa aveva indicato di non accettarlo, l'Italia si era adeguata all'Europa, hanno fatto delle manifestazioni fieristiche in Spagna e quindi potevano venire tutti quelli che avevano fatto il Covid, il vaccino cinese, e da noi non potevano venire. Cioè, voglio dire, ci sono delle disparità incredibili che vanno sempre in un'unica direzione. Noi siamo un paese autolesionista per molti aspetti, cioè vogliamo essere bravi, vogliamo essere, dire noi siamo i più bravi, siamo i più belli, ma purtroppo ne paghiamo le conseguenze dirette, e questo è un grande problema. Ci dovrebbe essere più Europa, più uniformità, ma anche dal punto di vista fiscale. Io sono anche, cioè, conosco la legislazione fiscale, è diversa da un paese europeo a un altro, quindi ci sono tante differenze. Quello dell'Unione Europea non è perfetta, cioè ci sono tante cose su cui intervenire. Perfetto, grazie a Massimo Chinegro e grazie a Mauro Meloni.